Collegato, sono Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale di Lega Ambiente e do il benvenuto a questo primo webinar di approfondimento promosso da Estra, Lega Ambiente e La Fabbrica, Connessioni per una scuola protagonista della sostenibilità. Già sono collegati gli ospiti che avremo oggi per questo primo webinar, adesso diciamo attendiamo un po' che il nostro momento di incontro si popoli delle tante persone che hanno dichiarato interesse, hanno chiesto di poter partecipare. Vi ricordo che l'iniziativa è stata prevalentemente orientata al mondo della scuola, perché questi webinar sono nella cornice del progetto un po' storico che da molti anni portano avanti Lega Ambiente ed Estra, e in questi ultimi anni anche in collaborazione con La Fabbrica, che è il progetto rivolto alle scuole Energicamente. È un progetto di sensibilizzazione ed educazione in campo ambientale rivolto ai temi dell'energia e della sostenibilità, un po' i temi però dello sviluppo sostenibile a tutto campo. Quindi diamo il benvenuto ai docenti che sono presenti e molti dei quali partecipano anche al nostro corso di formazione loro rivolto proprio dentro la piattaforma Energicamente. Adesso già abbiamo collegati molti degli ospiti. Tutti gli ospiti, non molti, che oggi faranno, diciamo, insieme a noi un po' una discussione, un confronto su un tema che abbiamo scelto come un tema che in questo momento riteniamo utile, che è il tema della povertà energetica, un tema estremamente, come dire, radicato, vero. Ma concettualmente magari poco frequentato. Noi lo abbiamo voluto dedicare dentro al nostro primo seminario che nasce proprio perché nel progetto Energicamente era nostra intenzione fare dei seminari rivolti a una riflessione da porre al mondo della scuola su come educare nell'epoca dei cambiamenti climatici. Poi, come abbiamo visto, c'è stata la pandemia e una tematica e una problematica soprattutto, piuttosto che una tematica, che ha messo in rilievo quali sono le contraddizioni del nostro modello di sviluppo in maniera molto forte, e ci siamo chiesti come mantenere anche a distanza questo momento di approfondimento e di riflessione che rivolgiamo su grandi temi di carattere ecologico al mondo della scuola. Questo è stato un po' sempre l'interfaccia che ha cercato il progetto Energicamente: entrare nella scuola e porre grandi temi ambientali, anche dando degli strumenti didattici molto concreti. In particolare, in questo caso ci è sembrato utile promuovere dei webinar, il primo dei quali appunto è questo di oggi sulla povertà energetica, perché come cercare un dialogo nel post-pandemia per la ripartenza del paese, un dialogo che possa aiutare a superare alcune questioni che ci troveremo molto vive e concrete. Uno di questi sicuramente è l'impoverimento della popolazione, e su questo crediamo che il mondo della scuola sia estremamente coinvolto come problema e tematica sociale, anche per la trasversalità dell'utenza, degli studenti e dei ragazzi, delle famiglie con i quali entra in contatto, ma anche, diciamo, come soggetti che sono radicati nel territorio come Lega Ambiente e Estra, storicamente radicati, quale contributo concreto si può dare per superare anche quelle che sono nuove sfide e nuove problematiche e bisogni concreti, in questo caso dove un profilo sociale si incontra profondamente con quello che è un profilo ambientale. Il tema dell'energia, che di solito viene vista anche su una dimensione molto industriale, è invece un diritto, e un diritto a cui non tutti accedono, e che le condizioni anche economiche e di difficoltà in cui si trovano alcune famiglie, anche in paesi come il nostro,
generano forme di povertà energetica. Una delle riflessioni che abbiamo fatto insieme a Estra è stata proprio come, ad esempio, il bonus energia che viene messo a disposizione di situazioni familiari e di persone che hanno meno opportunità economiche di accedere appunto ai diritti energetici, non viene poi alla fine utilizzato e preso per quello che dovrebbe, perché chi ne ha bisogno non riesce poi ad arrivare anche a usufruire di questa opportunità per vari limiti e per il superamento di una serie di divari. Allora un po' ci siamo chiesti che poteva essere utile fare una riflessione su questo per capire anche come orientare un progetto come Energicamente verso, diciamo, questa impronta più fortemente sociale di avvicinare le persone anche alle opportunità, all'accesso ai diritti e alle risorse. Di questo ne parliamo con Vittorio Cogliatidezza, che ci farà un'introduzione sul tema proprio che cosa si intende per povertà energetica. Vittorio è già stato presidente di Legambiente, membro della segreteria di Legambiente, ma in questo caso fa parte del forum di disuguaglianza e diversità per Legambiente, proprio, diciamo, un forum che analizza come il superamento delle disuguaglianze è necessario per rilanciare il nostro paese su un modello di sviluppo più equo e sostenibile. E poi ne parleremo anche con, e salutiamo Francesco Macri, presidente di Estra, Andrea Trenti del Circolo di Modena di Legambiente, che ha un'esperienza, diciamo, sul superamento della povertà energetica attraverso una progettualità territoriale della società civile, poi Mila Bertiordi, che è una dirigente scolastica di Uncipia di Lucca, e Marco Meacci, che è presidente dell'Agenzia regionale del recupero risorse della Toscana, e Alessandro Giorni, un dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pier Cironi di Prato. Sono interlocutori con i quali, diciamo, apriamo un confronto per capire quali sono i soggetti anche in campo e anche alla nostra portata di quella che è la nostra un po' gruppo di lavoro dentro al progetto Energicamente, che possono, come dire, aiutarci, averci un punto di vista che può indicare anche l'utilità della scuola in questo senso per il superamento della povertà educativa. Scusate, povertà educativa e povertà energetica, che purtroppo molto spesso si sovrappongono. Io passo la parola adesso, ringraziando tutti coloro che ci stanno anche seguendo e che si sono connessi, che credo che adesso siano abbastanza nutrita la platea per poter iniziare, e passo la parola a Vittorio Cogliatidezza. Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte. Proviamo allora ad assolvere al compito che mi è stato dato, questo di inquadrare il tema, la povertà, il fenomeno della povertà energetica, intanto su un piano di comprensione di che cosa si tratta, perché in fin dei conti è un po' un neologismo questo elemento. Noi ci troviamo di fronte in realtà a due fenomeni completamente diversi, uno conosciuto da tempo, che è quello della mancanza di accesso all'energia, fenomeno che riguarda soprattutto le popolazioni del sud, del sud del mondo, e l'altro invece è l'impossibilità di fruire diciamo, dignitosamente delle fonti energetiche. Io proverò a condividere lo schermo con una proiezione di alcuni dati, perché dare, diciamo, parlare di numeri. Allora, noi ci troviamo, scusate, ma appunto, se parliamo di difficoltà di accesso all'energia,
Due esempi bastano a rappresentare bene la situazione. La Nigeria è particolarmente significativa perché sappiamo che l'ENI è una delle principali società mondiali che prelevano petrolio dalla Nigeria. Nigeria è per riserve l'ottavo paese nel mondo come riserve di petrolio. Nonostante questo, su 200 milioni di abitanti, 90 non hanno accesso alla corrente elettrica. È più drammatica la situazione della Repubblica Democratica del Congo, dove solo il 9% ha accesso all'elettricità, ma questi sono solo due esempi che molto rappresentano una situazione molto diffusa in tutta l'Africa, subsahariana. Complessivamente nel mondo ci sono circa 1 miliardo di persone che non ha accesso all'energia elettrica, ed è una cifra significativa. Ma ancora più significativo è il fenomeno del clean cooking, cioè della impossibilità di avere a disposizione fonti energetiche per cuocere cibo in modo salubre. E questo avviene, quindi sostanzialmente si bruciano biomasse in ambienti ristretti, in abitazioni che non hanno prese d'aria e quindi si respira nella la famiglia, la comunità che vive dentro queste strutture, respira normalmente i fumi che fuoriescono da questi fuochi che sono accesi all'interno delle abitazioni stesse. Come vedete, parliamo di cifre molto elevate, parliamo del 38% della popolazione mondiale. Per quanto riguarda l'Europa, cifre sono altrettanto impressionanti, ma riguardano, come dicevo all'inizio, un fenomeno leggermente diverso, perché riguardano il fenomeno della mancanza di fruibilità dell'energia. Sono 26 milioni di persone che vengono considerate in povertà energetica perché non riescono a scaldare sufficientemente le loro abitazioni e diciamo almeno 50 milioni, tra i 50 e gli 80 milioni sono i vulnerabili, cioè coloro che vivono complessivamente in situazioni di povertà energetica. Poi cerchiamo di capire che cosa si intende con questo fenomeno. In Italia la situazione è leggermente più grave che nel resto della media, che nella media europea. I numeri grosso modo coincidono con i numeri delle persone in povertà assoluta, in povertà relativa. Siamo sopra i 9 milioni di persone. Anche se qui si prende come riferimento l'impossibilità di scaldare adeguatamente la propria abitazione, come vedete, la media europea è leggermente inferiore rispetto a quella italiana, stiamo quasi 10 punti sopra, ma bisogna anche considerare che questi dati che risalgono al 2016 sono ancora approssimativi perché oggi sempre di più, vista i cambiamenti climatici in corso, vista le variazioni climatiche, soprattutto d'estate, il fenomeno delle ondate di calore, sta emergendo una nuova forma di povertà energetica che riguarda coloro che magari non hanno grossi problemi di riscaldamento durante l'inverno, ma hanno enormi problemi di raffrescamento durante l'estate, un problema che tocca in particolare le popolazioni più anziane e le aree del paese che dal punto di vista climatico sono più esposte a questi fenomeni. Dal punto di vista economico, l'Italia ha definito il tema della povertà energetica solo ed esclusivamente in funzione della capacità di pagare le bollette. Comunque c'è una media elevata di famiglie che ha problemi nel riuscire a pagare le bollette, tant'è vero che in Italia esiste un bonus elettricità e gas che per la complicazione, diciamo, delle procedure per accedere al bonus stesso non riesce a coprire più del 40% di coloro dei beneficiari che ne avrebbero diritto. E soprattutto in Italia è molto elevato, il 23% della popolazione
la difficoltà a vivere le condizioni dell'abitazione in cui si vive, e perché sono umide, con perdite, riparazioni da fare. Consideriamo che queste sono soprattutto le caratteristiche delle case, delle cosiddette case popolari, quelle gestite dagli istituti dell'housing sociale, che per i tagli subiti e per diciamo, la disattenzione politica che c'è stata negli ultimi anni, hanno avuto grandi difficoltà a mantenere la qualità della struttura abitativa. Qual è questo è brevissimo excursus di numeri, e qual è la questione fondamentale? La questione fondamentale è che la povertà energetica, come le disuguaglianze, sono un fenomeno multidimensionale, cioè non dipendono solo dal reddito della famiglia, ma riguardano aspetti molto più complessi, economici, sociali, di immaginario, ma soprattutto hanno a che fare con una nuova dimensione del diritto di cittadinanza, un po' come in questi mesi drammatici in cui stiamo ancora vivendo, il tema del digital divide è diventato un tema strutturante della possibilità di fruire del diritto di cittadinanza per una quota molto elevata di ragazzi e di bambini che sono stati esclusi dalla didattica a distanza. Allora, io dovrei riuscire a questo punto ad uscire. Scusate. Ecco, qual è la questione, la doppia questione che abbiamo di fronte? L'Europa negli ultimi 2-3 anni ha messo in campo un osservatorio europeo sulla questione della povertà energetica, che intanto facesse il punto sulle diverse legislazioni e sulle misure che nei diversi paesi erano in campo. E il primo risultato di questo osservatorio che noi dobbiamo, diciamo, acquisire, è che in realtà manca una definizione accreditata di che cosa si debba intendere per povertà energetica. Perché essendo come cercavo di dire prima, un fenomeno multidimensionale, non determinato soltanto dai livelli di reddito e di consumo, la povertà energetica si presenta come un rilevatore di diverse difficoltà di vita delle famiglie. Essere in povertà energetica oggi può dipendere sicuramente dal reddito, ma anche dalla composizione delle famiglie. La famiglia numerosa ovviamente è più penalizzata, una famiglia con gli anziani è penalizzata, una famiglia che ha dei malati è penalizzata. Ma anche ha a che fare con il costo dell'energia. Nonostante la propaganda, non penso che si possa definire in altro modo, per cui il mercato libero avrebbe dovuto portare a un abbassamento delle bollette, ed è stato, diciamo, sostituito rapidamente, doveva essere sostituito rapidamente il mercato a maggior tutela. In realtà questo mercato libero ha portato a un aumento delle bollette. Il costo della bolletta in Italia è il terzo in Europa dopo Danimarca e Germania. C'è chi sostiene che dipenda dalla quota versata in bolletta per le fonti alternative, per le fonti rinnovabili, o in ogni caso è un dato che le bollette italiane sono molto, molto alte. In realtà poi c'è tutta una discussione se quel costo effettivamente dipenda dalla quota che si è versata piuttosto che dalla quota versata per finanziare il conto energia piuttosto che non da altri
meccanismi che stanno alla base, ad esempio, di un trattamento di favore per il fossile e per il metano. Detto questo, dobbiamo anche dire che un altro fronte fondamentale che viene tirato in campo dalla questione della povertà energetica è quello dell'efficienza energetica delle abitazioni. Lo vedevamo già prima, più le abitazioni sono vecchie, più sono fatiscenti, meno manutenzione c'è, più le questioni della efficienza energetica esplodono. Ovviamente pesa anche la posizione geografica, come accennavo prima, le differenze climatiche. Ecco, questa complessità del fenomeno porta anche a una, non solo alla difficoltà a definirlo, come dicevo prima, ma anche al fatto che bisogna capire bene quali sono le diverse politiche che possono intervenire, perché non sono solo politiche economiche. Se le cause del fenomeno della povertà dipendono da processi così diversificati come quelli che accennavo prima, il sostegno diretto al reddito, come è quello previsto dal bonus energia, non ha nulla a che fare, non riesce minimamente a intervenire sulla riqualificazione energetica degli edifici. Oggi abbiamo questa nuova misura in discussione nel decreto rilancio del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, ma per esempio già tutti gli ATER, gli istituti di case popolari, sostengono che nell'anno e mezzo a disposizione per utilizzare quella misura, per loro sarà del tutto impossibile accedere a quella misura, perché i tempi burocratici di messa in movimento di una struttura così complicata come quella degli ATER non gli impedirebbero di poter arrivare in tempo utile a fruire di questo vantaggio. Quindi ci sono sicuramente questioni sociali ed economiche, ma ci sono anche questioni ambientali. I cambiamenti climatici verso cui ci stiamo orientando, che sono ormai già in atto, stanno disegnando un contesto da questo punto di vista sempre più allarmante. Lo accennavo prima, il fenomeno delle ondate di calore, ma la siccità o lo sbalzo di temperatura negli inverni sono tutti fenomeni che si accentueranno nel prossimo futuro, rispetto al quale i territori, soprattutto le periferie cementificate, sono poco resilienti rispetto a questi fenomeni. Della necessità della riqualificazione energetica degli edifici abbiamo già detto. Esiste poi anche un aspetto che riguarda le politiche educative. Come la pandemia ha consentito di far emergere, di mettere sotto gli occhi di tutti il fenomeno del digital divide, per cui oggi fortunatamente, anche grazie agli interventi di ministri come Provenzano, Boccia, il tema si sta riponendo all'attenzione di tutti, credo che sia arrivato il momento anche di parlare di una energy divide rispetto alle politiche educative, perché non è quantificabile oggi perché non abbiamo ricerche in campo, però è intuitivamente comprensibile e plausibile che chi vive in condizioni di povertà energetica, soprattutto in inverno, con difficoltà nel riscaldamento, poi abbia anche degli effetti. Questo fenomeno ha anche degli effetti sulle capacità di apprendimento, di attenzione, di salute e via di seguito. Quindi un energy divide che non fa altro che moltiplicarsi, lo accennava Vanessa in partenza, non fa altro che aggiungersi al fenomeno più ampio della povertà educativa. E oggi viviamo un'accelerazione di questi fenomeni dovuta al Covid-19. Si sta parlando ormai in modo esplicito di una crescita esponenziale di bambini in condizioni di povertà educativa. Fino ad oggi erano calcolati intorno ai 2 milioni circa in difficoltà. Si dà abbastanza per scontato, da parte anche della commissione che sta aiutando il ministro in questa direzione, la commissione Bianchi, che in realtà ci si troverà di fronte almeno a circa un palcoscenico di 3 milioni di bambini e ragazzi in difficoltà dal punto di vista del successo nell'apprendimento. Ecco, in questa contesto, non era mio compito, per mia fortuna, dire cosa potrebbe fare la scuola, e quindi evito
di intervenire in merito. Quello che sappiamo è che gli strumenti legislativi messi in campo fino ad oggi, come quello del bonus, non sono sufficienti. Sicuramente servono piani territoriali in cui l'ente locale, anche attraverso lo strumento degli ATER e dell'housing sociale, faccia dei piani di riqualificazione, chiedendo magari condizioni di allungamento della misura prevista al 110% al di là del 2021, ma che territorialmente l'ente locale individui le aree di maggior difficoltà. Chiudo con una cosa abbastanza sempliciotta, se mi passate il termine, sul ruolo della scuola. A me sembra che la scuola possa giocare due ruoli sostanziali, due compiti sostanziali. Il primo, quello di far crescere la consapevolezza del problema, l'approfondimento cognitivo, sia su scala planetaria che su scala locale, perché andare a riscoprire come fenomeni globali che magari in altre parti del mondo provocano il fenomeno delle migrazioni, sotto casa nostra comunque provocano fenomeni di sofferenza da cui neanche si può più rispondere o reagire con la migrazione, perché non si saprebbe neanche più dove spostarsi, credo che sia un aspetto molto rilevante rispetto a un rischio che noi oggi che abbiamo visto con il Covid-19, ma che molti di noi avevano già letto in quello che è successo nella scuola degli ultimi 15 anni. Una scuola sempre più divisa a compartimenti stagni. Chi entra con un certo livello riesce a uscire con quel livello, chi entra con livelli bassi non riesce più a svolgere quel ruolo, cioè la scuola, scusate, non riesce più a svolgere quel ruolo di mobilità sociale che negli anni 80 aveva avuto grazie alla grande esplosione, al grande successo, per esempio, dell'istruzione tecnica, che ebbe all'epoca un ruolo fondamentale, strutturale nel paese per consentire ai figli degli operai che a stento avevano la terza media, tranne qualcuno che con le famose 150 ore qualcosa recuperò, però quei figli di operai ebbero attraverso gli istituti tecnici la possibilità di accedere all'istruzione superiore e allora soprattutto all'università. Quella mobilità sociale si è interrotta nel corso degli anni 90 in base a teorie politico-economiche che adesso non è il momento di stare ad approfondire, ma si è creata una società a compartimenti stagni, divisa, e da questo punto di vista credo sia fondamentale anche per i ragazzi di qualunque canale sociale stiano dentro scuola, dai licei agli studi professionali, capire che il mondo non è tutto uguale a come stanno loro. Questo è valido sia per chi sta in alto sia per chi sta in basso, e capire che esistono altri contesti, altre condizioni, e che è possibile avere una società da questo punto di vista al suo interno molto più mobile. Ovviamente non sono così ingenuo da pensare che un lavoro sulla povertà energetica da questo punto di vista risolva il problema, ma sicuramente può essere uno di quei tasselli importanti per mettere in condizioni i ragazzi di acquisire strumenti per capire l'epoca in cui stiamo vivendo. Ed oggi capire l'epoca in cui stiamo vivendo significa soprattutto rendersi conto delle interdipendenze, sia geografiche sia sociali, che caratterizzano questa nostra epoca. Più queste interdipendenze sono bloccate da un'organizzazione sociale a canne d'organo, a canali chiusi, e meno noi abbiamo una società resiliente, una società consapevole, una società capace di rispondere alle diverse domande che via via emergeranno. Tutti ovviamente ci auguriamo che le prossime domande non saranno come quelle del Covid-19, ma dobbiamo anche sapere che i cambiamenti climatici non sono qualcosa di molto diverso dalla drammaticità dello scenario che il Covid-19 ci ha messo davanti, e quindi dobbiamo essere attrezzati. Negli anni 90 si parlava di qualità dinamiche, dobbiamo essere attrezzati per interpretare il cambiamento che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie Vittorio, anche per aver toccato, diciamo, in maniera abbastanza pertinente e agilmente i tanti temi e i tanti reticoli e le connessioni. Non a caso noi questi seminari che stiamo facendo, webinar, li abbiamo chiamati connessioni per una scuola protagonista della sostenibilità, perché la consapevolezza sta alla base
di orientarsi in un mondo che sta cambiando e che ci pone sempre nuove sfide. E questo, diciamo, come dire, della povertà energetica è una lettura di tante dinamiche, sia locali che internazionali, che coinvolgono più soggetti di cui tu ci parlavi. Francesco Macria, qui io passerei la parola, ricordando però intanto a chi ci sta seguendo che se vuole fare delle domande e vuole diciamo intervenire anche in chat, deve andare su Q&A e quindi da lì può scrivere, noi leggiamo i messaggi e possiamo eventualmente rivolgergli a le domande ai diversi relatori o diciamo dare un contributo scritto che poi noi possiamo leggere. Al Francesco Macri, presidente di Estra. Ben trovato, presidente. Non immagino, diciamo, che mi ascolti. Salve, perché non la vedo in questo momento. Salve, lì. Vanessa. Salve. E, molte le questioni di cui ha parlato Vittorio Cogliati. Ovviamente immagino che voi siete un'interfaccia con un'utenza base perché erogate dei servizi energetici alla popolazione poi sostanzialmente. Quindi questi temi sociali non vi colgono, diciamo, non dico impreparati, ma ne siete anzi molto consapevoli. Lì si parlava del bonus energia e di le opportunità che vengono date anche alle categorie che si trovano in condizioni di svantaggio. E immagino, e ne abbiamo parlato anche prima insieme, di connetterci che non sempre poi riescono ad arrivare a quell'utenza che ne dovrebbe usufruire. Un soggetto come Estra, come si muove di fronte a questa tematica che comunque, diciamo, è emergente anche da un punto di vista sociale, visto che poi voi fate veramente un corpo a corpo con i cittadini, con coloro che devono usufruire di servizi. Sì, grazie Vanessa, insomma, un ringraziamento per l'organizzazione di questo evento. Siamo partner soprattutto su Energicamente, insieme anche agli amici della fabbrica, quindi in molte occasioni collaboriamo su queste tematiche. Estra, come sapete, è molto impegnata in queste tematiche. Lavoriamo sulle famiglie e sulla scuola in particolare con i progetti che ci riguardano, come Energicamente, come ROAR, quindi diamo un forte contributo in senso educativo ai ragazzi e anche alle loro famiglie. E quindi contribuiamo da questo punto di vista a aumentare quella consapevolezza di cui parlava il dottor Dezza. Il quadro che ha fatto è obiettivamente drammatico, sconfortante. Noi ne conosciamo sicuramente una parte, quella che ci riguarda più direttamente. Quindi anche noi abbiamo riscontrato quei valori che si traducono in questa nuova forma di povertà, che secondo me potrebbe essere agevolmente rimossa se si scoprissero anche le ragioni della mutualità in questo ambito. Noi da parte nostra abbiamo favorito delle campagne, delle vere e proprie campagne del tutto anomale per un'azienda che vende energia. Siamo stati l'unica azienda in Italia, l'unica utility a favorire una campagna stampa, una campagna pubblicitaria informativa che ricordasse l'esistenza del bonus energia, che è sì una misura a mio avviso assolutamente modesta nei contenuti economici, riguarda una platea ridotta di consumatori, di utenti che stanno sotto una certa soglia di reddito, riguarda anche i casi in cui una famiglia ha un malato che ha bisogno dell'ausilio di macchine energivore. È un dato sconfortante quello italiano, perché non si fa un uso pieno di questa opportunità e noi spesso ci troviamo a sensibilizzare le amministrazioni comunali, che in molti casi sono i nostri soci indiretti, gli dobbiamo ricordare che esiste questo strumento e in qualche modo li sollecitiamo, anche se, diciamo, fattualmente non coincide proprio con i nostri interessi economici, no? È una pratica, come dire, se vogliamo dal punto di vista finanziario anche dannosa per l'azienda. Nonostante ciò la favoriamo, facciamo questa campagna ogni anno ormai da alcuni anni, e infatti nel caso dei clienti di Estra
sono aumentate le erogazioni di bonus, 2 milioni, più di 2 milioni nel gas e quasi 1 milione in energia elettrica. Però dicevo, la misura è assolutamente modesta. Io lavoro anche come vicepresidente di Utilitalia e coordinatore del direttivo Energia, cioè sovraintendo ai lavori in Utilitalia di tutte le aziende, tutte le utility che si occupano di energia. Proprio oggi ero in audizione alla Commissione Decima del Senato e ho ribadito la linea di Utilitalia di, per esempio, rimuovere gli oneri generali dalla bolletta. Noi siamo al terzo posto in Europa come costo della bolletta perché lo Stato ha caricato questo strumento, che è la bolletta, soddisfando un bisogno in termini di fiscalità generale, che nulla c'entra in una parte con le ragioni dell'ambiente o le ragioni energetiche. Cioè si carica la bolletta di una posta che potrebbe essere recuperata su altri fronti. E noi abbiamo chiesto, ribadito oggi la richiesta, di togliere questo 26%, perché questo pesa l'onere di sistema, 26% sulla bolletta. Questo si aggiunga le imposte che sono l'IVA in alcuni casi sulle imposte, cioè imposte sulle imposte, che fanno veramente schizzare il costo energetico, che in realtà incide per un 45% della bolletta. Quindi anche quando, a causa del Covid, il calo della produzione mondiale, che è partito con un meno 20% in Cina, si è avuto a cascata un calo dei prodotti petroliferi a cui noi siamo ancorati come costo di energia in generale, non c'è un riscontro effettivo, cioè il riscontro è sempre meno che proporzionale in bolletta. Quindi questo è il tema. Quindi, e vi dico anche, c'è un tema anche di equità, perché come diceva il dottore prima, a consumi alti non corrisponde un reddito alto e viceversa. Quindi può accadere che una signora da sola in un appartamento grande ma degradato e vetusto spenda molto di più di una giovane coppia benestante in un appartamento del centro cittadino, proprio perché lei non ha gli strumenti per attivarsi sull'efficienza energetica o per dare una soluzione efficiente al proprio appartamento. E soprattutto questa imposizione fiscale che contiene la bolletta dovrebbe seguire il reddito e non i consumi. È una misura oltremodo iniqua, a mio avviso. Poi ci sono altre, diciamo, partite rilevanti sul sistema. Io concordo anche con quanto ha detto rispetto, sentite sempre che mi è apparsa la batteria, il tema del mercato libero e mercato tutelato. Io non sono certo contrario al mercato libero, però in Italia si fanno sempre, diciamo, le rivoluzioni non per venire incontro ai consumatori, ma agli imprenditori di un certo tipo, agli speculatori, cioè si rischia di fare di questo territorio, che è legato a un tema di servizi pubblici con una forte responsabilità sociale, un territorio di confronto, di scontro, di mercato, di soggetti che legittimamente fanno impresa. Però prendetevi conto che abbiamo 554 operatori nel settore energetico in questo paese. La parte residuale di mercato tutelato, che riguarda 19.000 utenti, la si vorrebbe mettere all'asta. Noi chiediamo, per esempio, un trasferimento graduale al mercato, che ci sia maggiore consapevolezza dell'utente, ma anche in chi resiste, chi vuole rimanere lì con il mercato tutelato, gli sarà imposto, se continua la linea delle aste, un operatore che vincerà quell'asta. Quindi siamo su, diciamo, una dinamica sicuramente poco comprensibile, che non privilegia sicuramente le ragioni dell'utenza. Per il resto, come dire, Estra interviene su altri fronti molto importanti, come quello dell'efficienza energetica. Siamo stati la prima azienda a fare una call, un bando, nei nostri territori, dove abbiamo messo a disposizione milioni di euro per imprese e condomini che volevano fare interventi di efficienza energetica. Abbiamo fatto tantissimi interventi in condomini per abbattere i costi e per venire incontro ai nostri utenti. Oggi ci sono ulteriori opportunità. Io prima ti accennavo che se si fa uno sforzo anche dal punto di vista culturale, oggi le ragioni dell'ambiente, le ragioni, diciamo, di una
maggiore consapevolezza anche dal punto di vista energetico, ecco, possono essere coniugate con le ragioni dello sviluppo economico. Oggi curare l'ambiente è anche un'opportunità di sviluppo, un'opportunità in termini di posti di lavoro. Quindi tutte le componenti devono fare uno sforzo e promuovere, ecco, lo sviluppo in senso industriale. Perché io rammento a tutti che il tema energetico è strettamente connesso al tema ambientale. Quando si parla di riciclare i rifiuti, se non si parla anche di impianti che generano biometano, non si va da nessuna parte. Se si parla di una maggiore produzione di energia elettrica, mi viene da pensare alla produzione di gas sintetico. Cioè, ci sarà un nuovo ecosistema industriale nel rispetto dell'ambiente, a patto che ci si creda veramente, che si riduca anche i tempi di realizzazione. Il sistema delle utility, che è quello più socialmente responsabile perché vicino ai territori, è in grado di mettere in campo 50 miliardi di investimenti che genereranno 400.000 posti di lavoro in questo paese e modernizzeranno i nostri impianti, che sono sicuramente meno impattanti rispetto a quelli di vecchia generazione. Però bisogna essere consapevoli che serve anche questo, non solo consapevolezza, non solo cultura ambientale, ma servono anche risposte concrete che poi fanno, che danno le gambe a queste progettualità. Io, diciamo, per adesso potrei aver concluso. Va bene, grazie Presidente. No, soprattutto... Io mi scuso in anticipo che dovrò lasciarvi tra qualche minuto. Se c'è qualche domanda, mi dica. No, no, nel senso che questo ce l'aveva già detto, che si doveva allontanare prima anche della fine del webinar, però mi sembra che abbia molto completato, anche messo a terra una serie di politiche di cui parlava Vittorio Cogliati nell'introduzione, no? Quindi, insomma, voi vi fate anche carico... Solo un'ultima cosa a cui sto lavorando da tempo. Per proteggere, diciamo, i soggetti, non solo, perché c'è un tema di povertà energetica strutturata, no? Ben definita, di cui si parlava, però ci sono anche condizioni di immanente povertà energetica. Cioè, io vorrei tentare, a patto che, come dire, le condizioni normative, le autorità di riferimento ce lo consentono, dovremmo studiare un sistema mutualistico, che in qualche modo chi paga la bolletta e chi la può pagare dovrebbe dare un qualcosa che in una forma assicurativa, vecchio stampo, cioè mutualistico, possa compensare una, diciamo, transitoria povertà energetica procurata per ragioni oggettive e non soggettive. Cioè, se io perdo un posto di lavoro all'improvviso, devo essere protetto socialmente e non devo essere messo nelle condizioni di andare dall'assessore alle politiche sociali del mio comune e piegare la schiena e chiedere un contributo per la bolletta. Ok? Tantomeno, vabbè, chiedere il bonus energia. Cioè, dovremmo trovare come sistema, diciamo, energetico nazionale, una formula che nella bolletta sia compresa una quota che ognuno concede a chi ha più bisogno. Questo potrebbe essere uno strumento protettivo. Cioè, visto quanto costa, diciamo, l'approvvigionamento generale degli utenti, quanto costa in termini energetici, c'è uno spazio economico rilevantissimo per proteggere chi non si può permettere energia in questo contesto storico, che mi pare una cosa assurda. Sì, no, no, poi quando parliamo, spesso parliamo proprio di utenze con anziani, famiglie con bambini piccoli, quindi insomma troviamo anche le categorie sociali più fragili. No, insomma, la panoramica che viene fuori anche degli strumenti che voi non da oggi avete messo in campo, quindi adesso oggi noi parliamo di questo tema perché la pandemia ha messo in rilievo tante disuguaglianze, ha aperto nuovi fronti di impoverimento, quindi è diventato un po' un'emergenza. Però la riflessione che volevo fare, magari poi la rilancio a, come dire, anche ai relatori che vengono dopo, è chiaro che c'è una forbice tra quelli che sono i bisogni e l'avvicinamento delle opportunità, che spesso sono gravate o da tasse che non sono opportune rispetto, diciamo, ad arrivare a un benessere, a un diritto che attengono le persone, oppure, diciamo, anche a un principio di semplificazione che non è togliere delle regole sacrosante,
ma semplicemente quello che si diceva sui bonus, che ha detto sia Vittorio Cogliati, che ha ripetuto anche lei, ci sono proprio, diciamo, una difficoltà, bisogna farsi carico di avvicinare questa forbice fra l'utenza e l'opportunità. Immagino che poi, se esatto, se la ripartenza sarà orientata a molti fondi che verranno dati anche per colmare questi divari, noi li dobbiamo dare anche in senso strutturale, cioè riqualifichiamo un'edilizia popolare perché la vecchietta che ha la casa di 100 metri quadrati non spende più della famiglia che ha la casa meglio coibentata, ristrutturata. Qui c'è un deficit gestionale, esatto, spaventoso. Riqualificata, se no rischiamo che i benefici, propongo, esatto, i benefici di me... propongo agli altri di fare interventi di efficienza energetica, che c'erano anche 2 anni fa, c'era la disponibilità non del 110 ma del 65, dell'80, del 60, del 70, quindi c'è anche un deficit, come dire, di sistema dal punto di vista gestionale che non coglie le opportunità. Per il resto hai ragione, bisogna eliminare l'intermediazione, anche questo tipo di aiuti, questo tipo di opportunità vanno resi più automatici possibili, più profittevoli possibili. Sì, perché altrimenti, diciamo, rischiamo che poi c'è l'investimento che non va a una politica di messa a terra e di beneficio delle persone. Io su questo, ringraziando poi il Presidente, casomai se poi rimane e vediamo se ci sono poi dopo domande, no, insomma, finché può rimanere, poi casomai ci saluta in chat, anche per non far rimanere questa questione del ruolo che possono avere i soggetti anche del terzo settore nell'avvicinamento di questa forbice, io passo la parola ad Andrea Trenti, che è un giovane nostro, diciamo, attivista ambientalista del nostro circolo di Modena. Andrea, ti passo la parola, che lì hanno in piedi un comune in un quartiere popolare, un progetto in un quartiere popolare del comune di Modena, dove appunto lavorano su un progetto di efficienza energetica e di accesso, di diritto di accesso all'energia. Andrea, io ti darei la parola se ci racconti un po' brevemente quello che fate. Ti abbiamo invitato per capire anche una messa a terra, no? Perché tante volte, se no, si ragiona e non stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando proprio dei bisogni primari delle persone e quindi, diciamo, come arrivarci. Andrea, passo a te la parola. Anche se... Allora, noi abbiamo avuto appunto non tanto la fortuna, perché ce lo siamo andati a cercare attraverso un bando pubblico, di poter accedere con la sede di Lega Ambiente appunto all'interno di un maxi condominio di Modena. E questo è stato ormai 5-6 anni fa. E il condominio era fortemente degradato, è tuttora degradato sotto il profilo energetico, lo era anche sotto il profilo sociale, e su questo infatti si è stato fatto un grande lavoro. Noi abbiamo due, strettamente parlando adesso della questione energetica, abbiamo due tipi di povertà, appunto la povertà dei più poveri, quindi stiamo parlando di persone che nella migliore delle ipotesi appunto pagano delle bollette altissime, questo è un condominio degli anni 70, con attualmente ancora la caldaia degli anni 70, è un condominio di 250 unità immobiliari per 600 e passa inquilini. Quindi i più poveri, che sono prevalentemente prime e seconde generazioni che provengono dall'estero, alcune in edilizia sociale, quindi a carico del comune, ma la maggior parte no, si trovano nella parte più degradata energeticamente del condominio, e i più grandi problemi che hanno, diciamo, sono vetri singoli, muffa, infiltrazioni di acqua e quant'altro. L'altra parte del condominio invece è caratterizzata dalla ex Modena Bene, diciamo, chi aveva comprato negli anni 70 e oggi sono prevalentemente ormai in pensione, si ritrovano ad avere case con finitura di pregio,
in un condominio però energeticamente molto desueto. L'operazione che Legambiente ha fatto è stata molto lunga perché sotto il profilo umano proprio gli inquilini, sia gli italiani, chiamiamoli benestanti, che gli stranieri poveri erano estremamente diffidenti rispetto a pregresse esperienze che avevano avuto, per come appunto viene gestito da sempre questo condominio, che è una gestione quasi, diciamo, feudale. Quello che quindi noi abbiamo fatto è stato un ingresso molto, molto moderato, prima andare a fare degli incontri a tema per i benestanti, quindi per chi è proprietario dell'appartamento nel quale vive e sia aveva la disponibilità economica, perché comunque stiamo parlando del 2014-2015, quindi quando comunque le detrazioni che ci sono oggi non erano così convenienti, quindi andando a parlare delle opportunità che erano offerte dal mercato, e invece per la parte, diciamo, più meno benestante, gli interventi che loro potevano fare nel loro piccolo per ridurre gli sprechi energetici, quindi dai rubinetti dell'acqua con i rompigetto, insomma una serie di possibilità che loro avevano, scoprendo da un lato che i meno abbienti sono molto più bravi a risparmiare laddove possono rispetto che invece i benestanti, nel senso che noi abbiamo visto che rispetto ad alcune pratiche che noi consigliavamo per il risparmio idrico soprattutto, vedevamo che loro erano molto molto attenti a questo aspetto. Brevemente, le tubature sono fatte in modo che quando uno apre l'acqua calda al decimo piano di questo appartamento deve aspettare un minuto e mezzo prima che l'acqua effettivamente diventi calda. Quindi il benestante magari apre la conduttura e lascia scorrere l'acqua finché non arriva quella calda, e i più umili invece raccolgono quest'acqua che utilizzano poi per lavare i piatti, ad esempio. E successivamente, attraverso, diciamo, un contributo che abbiamo dato come circolo, abbiamo donato, a fronte di attività di formazione degli inquilini, delle lampadine LED per poter riqualificare comunque i loro appartamenti e quindi ridurre una parte, anche se minima, del consumo elettrico. E poi abbiamo invece attivato, che è stata più complessa ed è stato, diciamo, un lavoro quasi di un assedio che noi abbiamo fatto sia agli inquilini sia all'amministratore di condominio. E all'interno di questo assedio sono cambiati 3 amministratori di condominio, segno che comunque il lavoro che abbiamo fatto ha avuto una sua incisività, per favorire appunto un audit energetico e quindi uno studio di questo condominio. Questo l'abbiamo potuto fare anche grazie al contributo del Comune di Modena e dell'agenzia che all'interno del Comune di Modena si occupa dell'energia rinnovabile e dello sviluppo sostenibile, che quindi ha finanziato poi la diagnosi, l'audit energetico di tutto il condominio, fino ad arrivare a una proposta tecnica. E dopo diverse assemblee di condominio, l'amministratore ha proposto 3 preventivi, qui stiamo ancora parlando dell'anno scorso, quindi con l'ecobonus al 65%, e fino ad assegnare i lavori a chiaramente un connubio tra ESCO, una ditta che è una multi-utility locale, e a un installatore per fare un intervento massiccio, appunto di cappotto con parete ventilata e rifacimento e sostituzione della caldaia. Dopodiché adesso stiamo attendendo di capire quali sviluppi ci possono essere, perché a differenza appunto di quello che si diceva prima, dove effettivamente se uno dovesse partire oggi a progettare, dandosi l'impegno di terminare entro dicembre 2021 i lavori, nel nostro caso appunto il progetto
è già pronto, la ditta assegnataria ha già il mandato, quindi noi per la prima volta, insomma, questo condominio abituato ad essere in fondo alle classifiche si potrebbe ritrovare in pole position per questi lavori. Quindi siamo tutti in attesa, insomma. Grazie Andrea, soprattutto innanzitutto in bocca al lupo a questo progetto che noi seguiamo con grande attenzione da Lega Ambiente Nazionale, però ci è sembrato utile darlo come riscontro perché noi vediamo che l'informazione e la formazione è alla base anche di avvicinare i cittadini alle opportunità. In questo caso c'è stato un soggetto della società civile che ha cercato di chiudere un po' la forbice. Io, diciamo, andando il dirigente scolastico di Prato, professor Giorni, ci dice che alle 18, siccome deve lasciare, ma lascerà poi la parola a una sua collega, una docente della sua scuola, io passerei la parola direttamente a lui anche per un saluto e un'introduzione, ma con questa domanda: una scuola può svolgere questo ruolo di avvicinamento, lo diceva Vittorio Cogliati, sicuramente informare e lavorare sulle conoscenze dell'esistenza di un fenomeno, ma anche utilizzare la vicinanza alle famiglie per riuscire a lavorare magari su un tema come questo dell'energia e dei diritti all'energia, dando insieme al territorio un servizio, un ragionamento, una riflessione, come lo vogliamo chiamare, poi per noi può essere anche uno stimolo su cui ci impegniamo anche riflettendo su una prossima edizione di Energicamente. Professor Giorni, darei la parola a lei, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Pier Cironi di Prato, e Prato è una delle realtà con le quali con questo progetto negli anni abbiamo lavorato di più, con molti altri comuni sia della Toscana che delle Marche, e quindi insomma abbiamo radicato anche un rapporto molto diretto con le scuole. Prego, preside. Sì, la ringrazio e mi scuso anzi della interruzione della presenza che purtroppo non può protrarsi molto a lungo. Io rispondo in modo molto netto e non sono avvezzo a fare lunghi discorsi. La scuola non solo può, ma deve impegnarsi a veicolare l'importanza gli argomenti di cui stiamo parlando ora in questo incontro con gli alunni dai 3 ai 13 anni tutti, sia per quanto riguarda alcuni aspetti molto semplici che ho sentito prima, lo spreco di acqua quando si fa uso di acqua per lavarsi i denti o fare il lavaggio dei piatti a casa, è una cosa che credo poi l'insegnante, il professor Santendo, potrà documentare meglio, insomma. Sono azioni su cui noi lavoriamo costantemente per sensibilizzare i bambini, ripeto, dai più piccoli ai più grandi, anche con piccoli segnali che però per loro sono importanti perché apprendono. Poi anche come attenzione al territorio in generale, io sentivo parlare prima di biciclette, di acquisto di mobilità su 2 ruote, c'è un'attenzione fortissima alla mobilità green su tutta la zona del territorio provinciale pratese, del comune di Prato in particolare. Ora non è qui presente, ma con l'amministrazione uscente e confermata a maggio del Comune di Prato stiamo lavorando per portare anche maggiore attenzione all'uso della bicicletta per avere meno mobilità su 4 ruote, su 2 ruote a motore, piuttosto che appunto con la bicicletta stessa, o anche con il pedibus che abbiamo attivato con grande sforzo ma con grande risultato e soddisfazione con i bambini. Quindi la scuola deve assolutamente, è un impegno inderogabile, non può essere delegato agli adulti il ruolo di gestire la criticità della povertà energetica, come avete detto voi, che poi impatta su quella anche economica e anche sociale, soprattutto perché poi alla fine sono 3 strati di una torta che purtroppo spesso si sovrappongono. Riusciamo a farlo? La domanda successiva potrebbe essere questa, e quanto riusciamo a farlo? Questo è un argomento aperto, una finestra che si apre su un orizzonte illimitato. Sicuramente ogni scuola fa tantissimo, perché non è la mia scuola e basta, ogni scuola del territorio nazionale fa attività per sensibilizzare i propri alunni e indirettamente le famiglie a queste tematiche. È sufficiente quello che facciamo?
Probabilmente no, ma è una risposta, è una domanda e una risposta un po' retorica, perché ovviamente se fosse sufficiente non saremmo a parlarne oggi e quindi le problematiche sarebbero già trattate in modo diverso a livello più ampio. Quindi dobbiamo farlo, dobbiamo farlo di più, dobbiamo farlo meglio. Gli insegnanti tutti, ripeto, da quelli dei piccoli a quelli dei più grandi, sono estremamente impegnati su questo fronte. È evidente che la chiamata delle scuole a riflettere su queste tematiche impatta su tutto quello che poi è il lavoro di educazione a 360 gradi, che impatta anche sull'apprendimento. Non a caso, con questa situazione emergenziale, non solo per via del virus, ma anche per quello che potrebbe essere l'eventuale rientro a scuola a settembre, con ore ridotte, non ridotte, metà in presenza, metà no, si sta molto ragionando anche sulla revisione dei curricoli, in modo che si possa andare ai nuclei essenziali e farli diventare effettivi. Credo che questa sia, da un punto di vista, una cosa che ci sconvolge, perché lo potevamo fare 20 anni fa, ma non si è mai fatto veramente. Però può essere una grandissima occasione. Io sono una persona di carattere profondamente positiva e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, anche quando è vuoto, perché il bicchiere c'è. Finché c'è un bicchiere vuol dire che si può fare qualcosa. Ovviamente poi sulle cose pratiche la professoressa Interno potrà dire molto di più, al di là del premio che abbiamo vinto l'anno scorso con grande soddisfazione ed essere da noi, si poteva anche vedersi in presenza. Ci sono cose che noi abbiamo fatto e che hanno fatto quest'anno fino a 4 marzo e anche dopo, e che continueremo a fare perché sono parte del lavoro anche dell'insegnante stesso, non solo per disciplina, diciamo così. Io resto ancora un po' con voi, poi purtroppo vi devo salutare. Comunque grazie davvero per adesso. Grazie Preside, se lasciamo la parola poi alla professoressa appunto Antenore, mi sembra che si chiami. Sì, Antenore. E alla professoressa Antenore, brevemente, ma soprattutto quello che dice lei di andare, proprio perché la nostra, le persone collegate, la maggior parte sono degli insegnanti, avere il coraggio di andare agli apprendimenti strutturanti le discipline e lavorare poi su dei compiti di realtà che possono essere anche legati agli stili di vita a scuola, gestire una riflessione diversa, questo è un'innovazione che era già dovuta alla scuola. Quindi vediamo se questa spinta serve anche a segnare un passo diverso che sappiamo era già necessario. Poi insomma, noi con il progetto Energicamente abbiamo sempre intercettato ovviamente dirigenti, insegnanti, scuole molto motivate, perché abbiamo sempre proposto non un progetto banale, ma un progetto che, dove il protagonismo della scuola fosse molto forte, perché offrivamo un contesto di realtà dove si proponeva un po' un cambiamento. E quindi insomma è stata un po' questa la scommessa anche di ragionare dentro a questi webinar nel contesto di una rete di soggetti che in un confronto scuola-territorio possono costruire dei virtuosismi utili per tutti, ma sempre con un'impronta educativa. La scuola educa, e anche questo diciamo fa parte di un pezzo diciamo del ruolo della scuola rispetto al territorio. Grazie dirigente, passo la parola alla professoressa che voleva magari metterci più in una situazione di didattica anche concreta di che cosa è stato fatto con i ragazzi, che può essere anche utile per chi ci segue e per capire, comprendere come poi questo tipo di politiche di cui stiamo parlando possono avere un esito anche nella quotidianità della didattica della scuola. Prego, professoressa. Sì, buonasera a tutti. Allora, io insegno tecnologia alle Cironi di Prato e insieme a me anche altri docenti di scienze, italiano, comunque si impegnano tantissimo su queste tematiche, devo dire. Anche perché la scuola è una grande risorsa, i ragazzi sono una grande risorsa e sono tanto curiosi, sono veramente curiosi. Quando gli è data la possibilità di realizzare qualcosa anche nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'agenda 2030, loro davvero si impegnano. Infatti vi mostro subito un'immagine di uno dei cartelloni, non so se la vedete, appesi nella nostra aula, no? E si parte dalla... Vi faccio vedere un po' alcuni loro lavori. Noi partiamo dal primo anno in cui
i ragazzi veramente si mettono nei panni degli altri, no? Si mettono nei panni di chi magari ha difficoltà ad avere l'accesso all'acqua, di chi ha difficoltà ad avere accesso all'istruzione, di chi ha difficoltà anche ad avere una città più pulita, ok? E quindi proprio si interrogano, ragionano su tutte queste tematiche, già da quando sono piccoli. E poi successivamente i lavori diventano sempre più complessi. E una cosa molto carina che abbiamo fatto quest'anno, noi l'anno scorso avevamo partecipato al concorso Energicamente, quindi loro si erano molto impegnati sulle energie rinnovabili, quindi proprio loro vedono anche a livello globale, a livello mondiale, che cosa succede nel mondo, cioè le fonti da dove arrivano, i paesi più ricchi, cioè sono veramente arricchiti da tutte queste informazioni. Vi assicuro che con gli strumenti giusti, anche e soprattutto gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione oggi, loro interagiscono tantissimo e sono curiosi, fanno tantissime domande. Poi succede sempre che il ragazzo pakistano ti racconta che quando era piccolo ricorda che nel suo paese l'energia elettrica spesso andava via, soprattutto quando venivano tagliati gli alberi. Oppure ti capita che l'alunno egiziano, quando si fa energia elettrica, ti racconta cosa è successo sul Nilo quando hanno costruito la diga. Quindi è comunque un argomento che permette veramente di unire tante culture e anche di ampliare tantissimo gli argomenti, ok? Non dovete vedere la scuola come un luogo dove questi ragazzi vengono trasmesse delle nozioni e basta, ma davvero si fanno tanto. E la cosa carina che abbiamo fatto quest'anno, siccome eravamo in DAD, quindi non abbiamo potuto costruire il nostro solito forno solare, pannello solare, che cosa hanno fatto i ragazzi? Si sono inventati delle aziende di energie rinnovabili. Quindi a gruppetti, si vedevano il pomeriggio in videochiamata e hanno creato la loro azienda di biomasse, la loro azienda di energia solare. E quindi vi faccio vedere solo questo sito, dove hanno creato anche un sito dove hanno messo i loro servizi, la brochure e i loro contatti. Questo è uno dei tanti, per dire, giusto per farvi vedere che davvero la nostra grande risorsa sono proprio loro, che sono veramente curiosi e hanno voglia di sapere, no? Di sperimentare. Che classi sono, professoressa? Che età hanno questi ragazzi che hanno fatto questo? Questi che hanno fatto le aziende sono di terza media. Terza media. Ok, io ho finito. Grazie professoressa, quindi i ragazzi possono anche arrivare, cioè si sono anche fatto un ragionamento proprio sulla diciamo, come dire, identificarsi nel costruire proprio un'azienda di energie. Questi sono i compiti di realtà. Esatto, che questo però è fondamentale, ma dentro è importante, perché loro si identificano in problemi reali trovando soluzioni però. Sì, e quindi... e anche, sì, mi scusi se la interrompo. Prego. Collegandomi un po' all'esempio che ha fatto vedere Andrea Trenti, a volte loro davvero ti chiedono, prof, ma se io volessi fare a casa mia questo intervento, quanto spendo? Cioè, si va veramente in profondità di ogni cosa, perché loro appunto vogliono sapere, e poi sono i primi che vanno dai genitori a chiedere, anche a incuriosire i genitori, per sviluppare ancora di più l'argomento. Quindi la relazione, la scuola che riesce a costruire, diciamo, quell'innovazione che transita poi nel territorio attraverso i ragazzi, anche perché voi l'avete costruito con un'interfaccia, ad esempio, con
società tipo Estra, che da tanti anni immagino su Prato avete un rapporto di continuità dentro, diciamo, anche al progetto energicamente. Sì, sì, anche questo, sì, sì. Va bene, professoressa, io la ringrazio e passerei la parola a una collega, dirigente scolastica, Mila Belchionli, qui sicuramente ho pronunciato male il nome, me ne scuso, che in questo caso andiamo sempre su un altro territorio toscano, ma è Lucca, la città di Lucca, però andando verso su un'altra utenza a riflettere, e faccio un po' la stessa domanda, il ruolo che può avere la scuola sull'istruzione per gli adulti, in quanto è dirigente di un CPIA, e che spesso i CPIA raccolgono un'utenza che ha anche a che fare con una fascia di popolazione diciamo che ha un livello culturale e sociale medio-basso per quanto riguarda anche l'accesso ad opportunità economiche, però anche con un grandissimo potenziale, perché sono persone che vanno lì per rimettersi in gioco su un primo passo, che è quello della formazione. E quindi chiederei alla professoressa Belchionli, questa volta credo di averlo detto bene, di dirci cosa ne pensa, diciamo, di come la scuola può rappresentare un'interfaccia anche con i cittadini su tutta questa partita più di innovazione, con un'utenza diversa, perché lì sono gli adulti dai 16 anni in poi, dopo l'obbligo scolastico, diciamo, chi vuole rientrare in un percorso di istruzione ha queste opportunità di iscriversi nei CPIA. Prego, professoressa. Allora, innanzitutto buonasera e grazie a Lega Ambiente per questa preziosissima opportunità. Allora, il ruolo dei CPA, in Italia sono 132, diventa strategico, perché il CPA si occupa di educazione permanente, e cioè quel long life learning che, mentre in quasi tutti gli stati europei, insomma, l'abbiamo anche sperimentato direttamente attraverso, no, la mobilità Erasmus, è ormai un dato di fatto, un tipo di educazione quindi permanente, cioè per tutto l'arco della vita, che è entrata, no, normalmente nel circolo dell'istruzione, ancora, no, per noi è un qualcosa di un po' particolare, no, di un po' strano. Si pensa che appunto l'istruzione permanente sia poi prendere il diploma di licenza media per gli adulti che non ci sono riusciti, ed è vero, è anche questo, che dall'altro lato, insomma, sia, come dire, erogare corsi di italiano per stranieri, in realtà è anche altro, è molto altro, e è coordinare sia in termini di formazione sia in termini di istruzione tutto quello che appunto avviene dopo l'obbligo. Quindi ci occupiamo anche di coordinare l'attività dei corsi di professionalizzazione, collaboriamo con i percorsi professionali degli ITI e degli istituti professionali che hanno i corsi serali per gli adulti, e quindi è chiaro che quando si va a parlare di povertà energetica, ma soprattutto di consapevolezza, non solo che la povertà energetica esiste e che è di prossimità, è molto vicina a noi, ma anche dall'altro lato di opportunità che ci possono essere, cioè di capacità di leggere la realtà per trovare delle soluzioni anche personali, anche individuali, come cittadini, alternative, no, che possano quindi permettere il superamento della propria povertà energetica individuale, l'istruzione che può servire un CPA diventa strategica, perché appunto ha due dimensioni, no? Quella più strettamente educativa e scolastica, quindi ne ha parlato bene chi mi ha preceduto, cioè rendere consapevoli gli studenti e gli adulti che esiste una povertà energetica nei paesi in difficoltà, ma anche una povertà energetica di prossimità,
serve a prendere consapevolezza delle diseguaglianze e quindi serve in qualche modo anche a creare una sensibilità per combattere, no? Per combatterle anche solo attraverso appunto un utilizzo più consapevole delle energie a nostra disposizione. E quindi questo è un aspetto che coinvolge chiaramente anche noi. Ma i nostri studenti sono anche genitori e quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Come genitori possono essere veicolo di nuovi apprendimenti, di nuove consapevolezze, di nuove sensibilità anche per i loro stessi figli, no? Quindi, come dire, anche viceversa, noi vediamo per esempio che c'è un rapporto molto stretto di reciprocità tra gli adulti, soprattutto stranieri o anche adulti italiani che sono in condizioni di povertà conoscitiva, che quindi non hanno neanche, no, il diploma di terza media, che in qualche modo sono sostenuti anche, no, nell'affrontare un percorso di studi dai loro stessi figli che invece, no, hanno avuto magari altre opportunità. Quindi vedete che veramente l'apprendimento permanente diventa strategico con vari aspetti, varie sfaccettature. Ma anche per quanto riguarda la formazione, diventa importantissimo il ruolo che possono avere, e qui mi ricollega a una cosa che ha detto prima Vittorio Cogliati, che io trovo sacrosanta, cioè il fatto che la scuola italiana, e quindi il segmento, no, soprattutto di scuola superiore, quindi scuola secondaria di secondo grado e anche scuola degli adulti, scuola serale, non è più lo strumento della mobilità sociale, perché è stato fatto un grande errore con la riforma Gelmini, si è tornati ad un'impostazione gentiliana, direi, della scuola, che era stata rivoluzionaria all'epoca, ma che insomma oggi non servirebbe più in questi termini, in cui la classe dirigente si forma nei classici o nei licei scientifici, quindi la classe dirigente si forma nei licei, gli istituti tecnici, laddove possono, come dire, afferire a territori che li sostengono, che li aiutano, già offrono notevoli opportunità professionalizzanti, poi invece abbiamo un rifugium peccatorum che sono gli istituti professionali. E l'abbiamo visto dai dati europei, continuiamo a vederlo, no? Anche da dati che indirettamente si ricollegano alla scuola, no? Quindi dati economici, che invece serve sempre di più un'utenza professionalizzata, specializzata, cioè servono, no, degli studenti formati in maniera specifica. E quindi è chiaro che questa diventa una battaglia strategica, perché poi la cosa interessante è che appunto se si vanno a vedere no, tante sperimentazioni, anche ora cose egregie che vengono fatte negli istituti tecnici superiori, si vede che il lavoro è ovviamente orientato alla sostenibilità, no? E il tema delle energie sostenibili è un tema che coinvolge molti, no? Molte sperimentazioni in istituti tecnici, che però, ripeto, hanno delle diseguaglianze a livello territoriale notevoli. Quindi, ecco, la scuola ha un compito enorme, no? Quindi sia di sensibilizzare, ma anche di formare, di professionalizzare, con l'intento appunto di andare in una direzione di professionalità che appunto si occupino in maniera, no, specifica di energie rinnovabili. Noi l'anno scorso abbiamo attuato un progetto chiamato Brico Solar in collaborazione con l'ITI Galilei di Viareggio e l'Istituto Superiore Pertini di Lucca, in cui l'obiettivo era quello, ovviamente istruzione degli adulti, quindi percorsi serali, era quello
attraverso insomma varie tappe, di costruire un pannello solare con degli strumenti che si potessero trovare tranquillamente sul mercato. Quindi questo progetto è stato aperto sia agli studenti degli istituti, ai nostri studenti che seguivano i corsi di italiano per stranieri, ma anche aperto a utenza esterna ed ha avuto un notevole successo, perché come dire, si sono combinate competenze che può fornire un'istruzione di tipo superiore con la fruibilità da parte di tutti, anche chi non aveva competenze specifiche. Ecco, questo è un po' un modello che secondo me sarebbe molto interessante percorrere, no? Cioè avvicinare sia gli studenti ma anche l'utenza adulta esterna a capire che si può leggere la realtà in maniera alternativa e che ci sono anche delle opportunità in campo energetico che possono essere fruibili da parte di tutti. Quindi è un ruolo estremamente importante. Due ultime cose veloci. Purtroppo, che cosa succede? Ho apprezzato moltissimo il lavoro del comprensivo e chiaramente no, su quell'ordine di scuola si lavora sempre tantissimo su questi aspetti. Però ancora la scuola italiana, come dire, non ha assunto a livello ordinamentale queste sensibilità, cioè questi percorsi. Si lavora sempre su progetti, su sperimentazioni, ci sono i fondi europei, però poi dopo è difficile, no? Non ci sono gli strumenti per farli entrare proprio nel curriculum in maniera preponderante. E quindi questo insomma è un aspetto, un dato di fatto, no? Per cui bisogna sempre inseguire, e ben vengano, se no non ci sarebbero neanche quelli, i progetti, poi però non si riesce a costruire un'omogeneità. E un'ultimissima cosa, un ultimo spunto: la scuola ha un ruolo attivo, ma nel risparmio energetico ha anche un ruolo passivo. L'80% delle scuole, lo sappiamo, hanno le strutture che hanno. Non solo, ma la quasi totalità non è nata per essere scuola. Alcune sono ex caserme, altre sono ex ospedali e così via. Allora, nelle scuole c'è una dispersione energetica immensa. Voi pensate che la struttura scolastica italiana muove all'incirca un 10 milioni di persone, tra studenti e personale scolastico. Quindi sono 10 milioni di persone che 8-10 ore al giorno producono dei consumi. Allora, nelle scuole o c'è freddo o c'è troppo caldo. Per esempio, pochissime scuole adottano una cosa molto semplice, che sarebbe un timer collegato al sistema centrale di erogazione del riscaldamento per vedere la temperatura, quello che per esempio è stato inserito obbligatoriamente, credo, a livello nazionale in molti condomini. Questo permette di tenere una temperatura costante, quindi di soddisfare le esigenze di chi è all'interno della struttura e allo stesso tempo di risparmiare. Questa cosa ce l'hanno pochissime scuole. Quindi ecco, pensare alla scuola anche come soggetto passivo, quindi come destinatario di politiche strutturali che siano votate al risparmio energetico, che poi insomma è il benessere anche a scuola, insomma è legato anche al benessere. Grazie Preside, soprattutto questo colgo che diciamo nel nostro progetto storico di Energicamente è stato sempre il focus e il laboratorio su cui abbiamo invitato a esercitare competenze di cittadinanza anche finalizzate al risparmio energetico, è stato proprio il cuore di tutto il progetto originario
di Energicamente, che abbiamo portato avanti molti anni e che ancora oggi, diciamo, su una dimensione più, diciamo, digitale web, ma è finalizzato al cambiamento degli stili di vita a scuola e a casa. Quindi, insomma, questo laboratorio, l'opportunità del laboratorio collettivo è una cosa che condividiamo e ci abbiamo fatto sempre una scommessa molto forte. Grazie dirigente anche per averci sottolineato, diciamo, molto come dire, il ruolo anche di una tipologia di scuole di interscambio sulla sostenibilità fra generazioni, che è un altro tema di contaminazione sociale molto forte. Noi abbiamo dato un po' più spazio alle scuole perché abbiamo pensato che le esperienze e le riflessioni potessero anche essere accolte all'interno del webinar da un'utenza che è molto profilata sul mondo della scuola. Adesso a Marco Meacci, che è presidente dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, direi, Marco, insieme di fare qualche riflessione conclusiva. Voi proprio avete come vostro ruolo quello anche di informare e formare ai temi del risparmio energetico. E che impressione ti ha fatto questo dibattito e capire se i soggetti riusciamo anche a costruire una rete che lavora in tal senso, almeno su alcuni territori, individuando la centralità della scuola come questo ruolo di interscambio con il territorio per contrastare anche fenomeni di povertà energetica, ad esempio. A te la parola, sì. E grazie. No, grazie a te, grazie a voi. Sicuramente è stata un'occasione molto importante, molto utile, e credo che già il fatto che Legambiente abbia scelto questo tema sia un segnale importante. Perché poi io in questi giorni, parlando in giro anche in vista di questo evento, ho colto anche che il tema della povertà energetica oggettivamente non è molto presente nella consapevolezza, nelle riflessioni diffuse. È un tema ancora molto, molto ignoto, insomma, non molto presente, anche come conoscenza di cosa significa la parola, il concetto povertà energetica. Per cui credo che sia molto importante metterlo al centro di un'attenzione, di una discussione, e credo che sia anche uno dei temi a più alta sensibilità anche sociale per quanto riguarda il nostro paese, perché come emergeva, l'Italia è uno dei paesi che più soffre questa situazione. Credo che noi, in quanto Agenzia Regionale di Recupero Risorse, storicamente ci occupiamo di rifiuti, di certificazioni di raccolta differenziata, però da 2 anni abbiamo assorbito in un'operazione anche di grande innovazione tutte le agenzie, le ex agenzie provinciali che si occupavano di energia, di impianti, di controllo impianti e quant'altro. Per cui in questo momento in Toscana c'è questa struttura che ha il compito un po' di monitorare, di raccogliere tutti gli elementi che riguardano sia il tema rifiuti che il tema energia. In particolar modo anche tutto quello che riguarda, per esempio, il tema degli impianti termici, perché poi il tema del riscaldamento energetico passa, volenti o nolenti, molto anche dal punto di vista degli impianti termici. E noi, per esempio, anche in questi giorni abbiamo estrapolato alcuni dati. In Toscana ci sono circa 1,5 milioni di impianti termici, di caldaie che funzionano con regolarità, in gran parte che funzionano a gas. 100,000 caldaie rendono meno del 90%, e 116,000 caldaie sono ancora a tiraggio naturale di vecchio tipo. Per cui, e se noi andiamo a vedere poi queste caldaie, le difficoltà di queste caldaie si incrociano con le persone che hanno più difficoltà anche a intervenire su questo tema. Per cui il tema della povertà energetica molto è uno degli elementi legato anche a questo tema, al fatto che ancora ci sono impianti termici che non sono che producono inquinamento, che non sono efficienti energeticamente,
che fanno spendere di più, per cui il tema anche della povertà, dei problemi di reddito si legano anche a questo elemento e a questa questione. Pensate che ci sono circa la metà di tutte le caldaie in Toscana hanno più di 15 anni, per cui c'è un tema che esiste, che in parte ci sono detrazioni e incentivi, però io penso che per esempio sulle caldaie obsolete sarebbe utile un intervento ancora più forte, a fondo perduto, da parte dello Stato e dei vari enti, perché una campagna che riporta sicurezza, ambiente, efficienza energetica e risparmio energetico passa molto anche da questi elementi qui e si incrocia con quelle parti di popolazione che hanno più difficoltà economica. L'altro grande tema che veniva fuori è quello della formazione e io credo che un grande patto tra Legambiente, istituzioni, scuola, strutture come la nostra possa essere un elemento anche di prospettiva prossima, nel senso creare un patto in cui si lavora in modo congiunto in rete rispetto a queste tematiche, perché spesso ci sono anche opportunità che non sono conosciute. C'è un tema di formazione del cittadino, dei cittadini, delle famiglie, c'è un tema di formazione dei tecnici, delle imprese. Noi come agenzia facciamo anche, siamo ente accreditato per la formazione, per cui svolgiamo anche queste funzioni di formazione. Però per dire che noi per poco tanto ci siamo in campo rispetto a operazioni di questo tipo e credo che bisogna mettere in rete tutto quello che già si muove e riportare anche al centro della scuola questo elemento dell'educazione ambientale, dell'educazione all'energia e far vivere anche, sperimentare anche attraverso le scuole e le famiglie azioni che vanno in questa direzione. Chiudo su un tema che mi sembra era presente anche nell'ultimo intervento. Oltre a fare interventi antisismici, bisogna fare anche interventi nelle scuole per renderle fino in fondo ecosostenibili, a efficienza energetica, risparmio energetico. Noi siamo ARR, è un'agenzia accreditata rispetto a Casa Clima. Noi abbiamo fatto anche delle certificazioni per le scuole, alcune scuole toscane che hanno seguito un protocollo di efficienza e di risparmio energetico relative a Casa Clima, questi protocolli legati al risparmio e all'efficienza energetica. Credo che questi temi, se l'abbiamo già detto altre volte, ma finché rimangono un tema tra i tanti, mi sembra che qualcosa si stia muovendo, ma credo che ancora ci sia da fare qualche battaglia per renderla fino in fondo la priorità dei prossimi decenni. Marco, grazie a Marco Meacci, anche perché diciamo ci lanci un po' il concetto di rete che per noi era un po' l'obiettivo anche di questo webinar quando lo abbiamo pensato, per proiettarci anche in una ripartenza del nostro paese dopo questo momento di crisi e come sempre dare un contributo anche con un progetto di tipo didattico e educativo, che per noi non è mai stato soltanto un progetto di contenuti, è sempre stato anche un progetto su cui abbiamo puntato a costruire delle relazioni a partire dai territori. Quindi accogliamo un po' questo tuo stimolo e ci facciamo una riflessione. Io intanto leggo alcune, diciamo, dalla chat che ci sono arrivate, alcune considerazioni. E Giordano dice: non è una domanda, ma volevo sottolineare che in Svizzera l'educazione allo sviluppo sostenibile è una materia scolastica. Questo lo sappiamo, è un tema molto dibattuto. Noi pensiamo che la sostenibilità ormai sia una sfida talmente trasversale che è interdisciplinare, quindi ben venga un momento, un laboratorio di riflessione, ma deve essere proprio un approccio nel cambiare scuola. Infatti se si leggono anche i nostri materiali
sono molto orientati proprio a una grossa impronta culturale, sia quelli che abbiamo concepito con Estra e la fabbrica, il Legambiente per il progetto Energicamente, anche per il nostro sito. E un'altra considerazione di Giovanna e Giuliano è: bisogna cambiare il modo di pensare di noi italiani, il metodo al risparmio energetico e migliorare tutte le strutture intese come edifici. E questa, penso che questo sia anche un grande rilancio, diceva Marco Meacci, non pensiamo soltanto all'antisismica, che ovviamente è una condizione base che sembra quasi assurdo doverne parlare, ma invece è strategico, perché questo non avviene, soprattutto anche nelle scuole, rispetto alla necessità di interventi non vengono fatti. Ma la partita energetica è anche la più grande partita di riqualificazione del sistema pubblico e privato degli edifici, sicuramente. Non so che cosa tu pensi, Marco, ma sarebbe anche il grande rilancio della nostra edilizia, che sta molto in crisi. Quindi attraverso tutto il tema anche dell'edilizia popolare, esatto, c'è il grande tema di cui parlava anche il presidente di Estra, che diciamo è un grandissimo rilancio della nostra economia, dove facciamo coincidere economia ed ecologia. E sempre Giovanna, Giuliano dice: interventi ecosostenibili sui nostri vecchi edifici. E questo, diciamo, noi ci ragioniamo molto sulle scuole, poi magari lancio anche il prossimo webinar del 17 giugno, avremo come focus proprio gli spazi e un ragionamento che introdurrà la mia collega Claudia Cappelletti, verterà anche un ragionamento su come abbiamo un'edilizia estremamente vetusta che è stata poi poco riqualificata nel tempo. E quindi, insomma, mi piace anche pensare che conoscere queste realtà, come diceva la dirigente di Lucca, possono essere anche profondamente orientative per la costruzione di un'idea di lavori innovati, no? E quindi, diciamo, c'è un grande spazio anche per ragionare sui green jobs, quindi su una cultura che ci apre nuove frontiere, sia da un punto di vista formativo, professionale e sociale, insomma, in senso più ampio. Abbiamo fatto un'ora e mezza abbondante di webinar. Io diciamo saluto tutte le persone che sono intervenute, a iniziare da Marco Meacci, che ci ha dato una riflessione conclusiva. Saluto appunto il preside Giorni, che ci ha lasciato, e la collega della scuola Pier Cironi di Prato, il presidente di Estra, appunto, che ci ha dovuto lasciare. Ringrazio Andrea Trenti, che ci ha raccontato di questo bel caso di Modena, la professoressa Belchiorri, non lo dico malissimo, Berchiolli, del CPIA di Lucca. Grazie a voi. E grazie mille, Vittorio Cogliatidezza, che ci ha diciamo fatto leggere un po' quali sono i termini del problema. Ovviamente questo webinar è stato organizzato, io ho semplicemente mediato, però tutta la struttura della fabbrica che ha sostenuto poi anche tecnicamente che si potesse realizzare, e Estra ovviamente che ha fatto una scommessa e non da oggi su questo progetto Energicamente, anche su questo rapporto molto stretto con il mondo della scuola. Quindi ci diamo appuntamento al prossimo 17 di giugno con un seminario che avrà al centro un grande tema di estrema attualità per la riapertura delle scuole, che è quello degli spazi scolastici. Buona serata e grazie. Grazie. Buona serata. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.